Adesso invito Massimo Castaldi, europarlamentare, anche lui un portavoce, e ci darà la sua parola. Grazie Fabio, a te. Grazie di vero cuore a voi. Questa mattina, diversamente da altre volte, su questo palco ci salgo con tristezza, amarezza e indignazione. Indignazione perché penso a quante migliaia di risparmiatori, di persone che hanno lavorato e si sono sacrificate per una vita, sono state derubate e spogliate dei loro sacrifici. Questo è successo, queste sono le parole che dobbiamo purtroppo utilizzare oggi. Abbiamo visto nel corso di questi giorni un vergognoso teatrino tra Renzi e Juncker. Sono stati a litigare da una parte all'altra, facendo finta peraltro di litigare, di discutere, di scontrarsi. Da un lato abbiamo un premier che continua a dire che è colpa dell'Europa perché non si può, sta cercando in tutti i modi di creare questa famosa bad bank. Dall'altro lato invece abbiamo la Commissione europea che dice non si può fare, non è possibile, non si può procedere in questo modo. Bene, questo è teatro, è completamente teatro, è falsità. Questo è uno squallido teatrino in cui fanno finta di dire che non ci sono responsabilità, ma le responsabilità ci sono e ci sono anche nomi e cognomi che vanno fatti in Europa e in Italia, nei confronti anche del signor Juncker, il famoso santo patrono di evasori ed elusori fiscali da tutta Europa, che fino a quando è stato premier del Lussemburgo invece è stato ben lieto di concedere e dare aiuto al sistema bancario europeo. Cosa è successo quindi? Che adesso ovviamente Draghi ha dovuto inviare degli ispettori. E questi ispettori cosa vorranno fare? Dovranno procedere a verificare i bilanci di queste banche. E probabilmente quei crediti deteriorati che prima valevano 40, adesso andranno a sbattere magari al 23%. Verranno completamente svalutati. Svalutati, come se noi andassimo oggi con una collana d'oro dentro una gioielleria che prima valeva 400 e adesso varrà 230. E secondo voi chi dovrà mettere questi 230 euro? Chi sarà chiamato a pagare poi la differenza di 170 rispetto a 400? Ve lo dico io, noi. Sì, perché quando qualche anno fa, nella scorsa legislatura europea, hanno approvato la famosa direttiva sul bail-in, questo sistema che è stato venduto come il modo per evitare di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, vi hanno mentito. Non è vero. Continuano ad andare nelle televisioni a dire che in ogni caso chi ha un conto corrente al di sotto dei 100.000 euro sarà garantito, non avrà alcuna problematica. Non è vero. Volete sapere quanti soldi ci sono nel fondo di garanzia creato sempre dal sistema bancario privato in Italia? 4 miliardi a fronte di 500 miliardi di euro di depositi delle 6 banche coinvolte. E cosa succederà eventualmente poi? Una volta esauriti i fondi di questo fondo di garanzia. Ebbene, è molto semplice. O si procede di nuovo con il bailout, quindi prelevare ulteriori miliardi dalle tasse dei contribuenti, oppure ci si dovrà riforgere al famoso MES, il famoso fondo salva stati, lo chiamano loro. Proprio l'altro giorno a Strasburgo è stato votato un report, il famoso report Balz, si chiama. In questo rapporto hanno detto semplicemente innanzitutto che il bail-in è cosa buona e giusta, quindi andare a rifarsi sul piccolo obbligazionista truffato dai board della banca come se ci fossero correntisti e risparmiatori di serie A e di serie B. Volete sapere con quali voti è passato questo report al Parlamento europeo? Con i voti del PPE, del gruppo dei socialisti e democratici. E sapete chi fa parte di questi gruppi? Il Partito Democratico, Forza Italia, NCD, gli stessi che poi vengono a piangere, a fare lacrime di coccodrillo e vi dicono ce lo chiede l'Europa. No, lo votate in Europa, siete responsabili di quello che state votando. Loro prima le votano in Europa, come hanno fatto con il bail-in, e poi dicono, non è colpa nostra. No, ti prendi una responsabilità nei confronti dell'elettorato e la devi pagare. La devi pagare. E anche noi però non ce ne dobbiamo dimenticare quando ci andiamo poi a recare nelle urne per votare i governi. Dobbiamo chiedere a queste persone di rendere conto, di rispondere delle scelte politiche che fanno in Italia e in Europa. Peraltro bisogna anche constatare una cosa, che come al solito ovviamente ci sono figli e figliastri, ci sono paesi di serie A e di serie B,
Perché vedete, a parte il fatto che noi critichiamo la scelta della Bad Bank, perché ci sono altri modi per poter risolvere questa questione, e poi ve li esporrò alla fine dell'intervento. Qui c'è un'altra constatazione da fare, che mentre per l'Italia queste strade sono precluse, per altri paesi, Spagna, Irlanda, ma soprattutto Germania, non si è battuto ciglio. Nel novembre una banca tedesca, la Nordbank, era esposta per 3 miliardi di euro. La Commissione immediatamente ha permesso l'aiuto di Stato senza battere ciglio. Perché qui vi raccontano che in Europa tutti gli stati sono uguali, e noi invece vi rispondiamo che purtroppo la Germania e i suoi alleati sono più uguali degli altri, è questa la verità, perché possiamo dimostrarlo. Renzi ormai è completamente perso, non sa dove sbattere la testa, viene a chiamarci gufi, detrattori, persone che suscitano allarme sociale. In realtà non sa dove sbattere la testa, non sa a che santo rivolgersi, perché da un lato è schiacciato da un sistema in cui la banca centrale non fa il suo lavoro, che è quello di essere prestatore di ultima istanza, garante dei depositi e dei risparmi dei cittadini, e dall'altro è strozzato dai vincoli di bilancio che ci hanno imposto con la moneta unica e con l'austerità e con il successivo fiscal compact. Ci dicono che non ci sono soluzioni, invece noi ve le diamo le soluzioni, perché siamo andati in Europa, abbiamo studiato e vi possiamo dire ad esempio che ci sono paesi in Scandinavia che le banche, quando si trovano in questi contesti, le hanno nazionalizzate, nazionalizzare a costo zero, ristrutturare, vendere, e alla fine lo Stato, le nostre casse vanno anche addirittura in saldo positivo. Si devono rifare sui correntisti? No. Ci vogliono sanzioni vere, penali, pecuniarie, per gli amministratori, per i revisori che non hanno fatto il loro lavoro, per un management che non è stato adeguato all'altezza e si è lasciato corrompere dalla politica. C'era un cartello, diceva, PD più banca e cancro. Ecco, quel cancro va curato e bisogna andare a colpire gli agenti cancerogeni, devono rispondere. Poi, come ho detto prima, la banca centrale deve, come tutte le banche centrali di questo mondo, come la Fed americana, essere il prestatore di ultima istanza. Bisogna riprenderci questa sovranità monetaria. Ancora, dobbiamo andare a mettere un limite, l'avevano promesso nel 2008, non l'hanno mantenuta, ai mercati finanziari, all'utilizzo degli strumenti tossici, dei derivati. Non è bastata la crisi del 2008, va messo un limite, non si può giocare in questo modo con i risparmi e con la vita delle persone. Questi strumenti vanno tolti, la finanza deve tornare finalmente al servizio dell'economia reale e non viceversa. Noi proponiamo ancora che finalmente le banche di affari e le banche di speculazione vengano di nuovo ridivise con un nuovo Glass-Steagall Act rispetto alle banche di risparmio. Non ci deve essere commissione, non ci possono essere rischi sistemici con i nostri risparmi. Devono essere attività separate come lo erano prima. E difatti, dalla crisi degli anni 30 poi non se ne erano mai più verificate di questo tipo, proprio perché si era capito che quello era uno dei mali. E da ultimo bisogna avere il coraggio di rimettere in discussione questa politica monetaria. Schäuble ha avuto la sfacciataggine di dirlo, l'euro non è solo una moneta, l'euro è una politica economica, e ha ragione Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, il falco dell'austerità che voleva completamente far fallire la Grecia e metterla in ginocchio. Ha ragione, l'abbiamo vista questa politica economica. È una politica economica che in nome del pareggio di bilancio si fonda sui tagli alla sanità, al welfare state, ai servizi pubblici essenziali, sulle privatizzazioni, del profitto, sullo Stato di diritto. Allora noi possiamo scegliere due tipi di strategie. O diveniamo acquiescenti, facciamo finta di niente, alzare la nostra voce e a dire la verità. Perché queste persone non vanno avanti con le parole dei criminali, vanno avanti con il silenzio degli onesti, e noi non possiamo rimanere in silenzio. E proprio perché non possiamo rimanere in silenzio, vi chiedo oggi, con tutta la forza che ho,
Vi prego, seguiteci, sosteneteci, criticateci, metteteci in discussione, ma per amor di Dio informatevi e condividete queste informazioni con tutti, con i vostri vicini di casa, con i vostri colleghi al lavoro. Fate circolare questa informazione perché di tempo non ne è rimasto molto. Riprendiamoci la nostra dignità, difendiamo la nostra Costituzione e i nostri diritti costituzionalmente garantiti per i quali i nostri nonni hanno combattuto. Non ci resterà, altrimenti verrà scavalcata in nome del profitto e noi non possiamo permetterlo. La reazione parte da oggi, la reazione, se vogliamo, parte anche da questa piazza. Dobbiamo combatterli e costringerli a recedere dai loro propositi. Possiamo farlo. Se non ora, quando? Se non ora, quando? Grazie.